Non so se Giorgia, Giorgia tu va bene che si sia lì, lo conosco, germano. Allora, l'ultima volta che ci siamo visti abbiamo trattato la legge di Coulomb, il campo elettrico e il teorema di Gauss. Va bene? Però attenzione che abbiamo messo anche l'elenco dei campi elettrici prodotti da distribuzioni particolari, quindi da piani, da fili, due piani affiancati, la sfera cava, la sfera piena, va bene, due cariche puntiformi, eccetera. Naturalmente, se ci pensate bene, la parte più difficile è quella in cui avete tre o quattro cariche isolate, no? Perché lì dovete calcolare le forze, scomporre i vettori, eccetera. Mentre invece nel caso di una sfera piena, siccome in qualche modo avete già fatto dei calcoli, tra virgolette, complessi, che sono poi degli integrali, eccetera, avete un'espressione semplice. Ok? Allora, adesso quello che facciamo, adesso è... Allora, quello che facciamo adesso, dimmi. Scusi, no, ma è solo che extra è inestensibile. Sì. Cioè, Ma la forma estensiva vuol dire normale, cioè inestensibile, sì, questo vuol dire che non si estende. Quindi non vi preoccupate, quelli sono è una modalità per esprimere precisamente un concetto sulle funi e sulle cadute. Allora, abbiamo visto quindi la forza di Coulomb e il campo elettrico, va bene, abbiamo detto che il campo elettrico e la forza di Coulomb diviso la carica esploratrice, no? Allora, ripetiamo questo concetto perché è importante. Cioè, tu hai una carica sorgente Q0. Immagini questa carica sorgente perturbi lo spazio intorno alla carica, quindi lo perturba creando un campo elettrico. Nel momento in cui metti qua una carica esploratrice Q, a causa del campo elettrico, questa carica esploratrice sente una forza, supponiamo attrattiva, che è la forza di Coulomb, tale per cui la forza di Coulomb è uguale alla carica del campo elettrico. Va bene? E questa, diciamo, l'idea fondamentale che c'è sotto. Ok? Ecco, però quello che avete capito è che usare la forza di Coulomb, usare il campo elettrico, può essere complicato perché bisogna utilizzare i vettori, no? Allora occorre introdurre delle grandezze che semplifichino i calcoli, e queste grandezze sono le grandezze energetiche, cioè l'energia elettrostatica, il potenziale elettrostatico, eccetera. Naturalmente non facciamo tutta la derivazione, eccetera, però supponete di avere, diciamo, una carica Q e di portarla lungo una curva gamma da un punto A a un punto B. E supponiamo che nello spazio ci sia, diciamo, un campo elettrico. Va bene? Allora, la cosa interessante è che il lavoro compiuto dal campo elettrico quando la carica Q si muove dal punto A al punto B, si può calcolare senza dover andare dietro la curva, no? Questo lavoro, teniamo la curva fino a gamba, è un gamma B, così vediamo anche i punti estremi, lavoro gamma B, diciamo, elettrico, sarà uguale a... E adesso qui diventa interessante, l'energia in A meno l'energia in B, differenza di la differenza di energia elettrica. Quali simboli avete usato? Se uso U, va bene? sì. Quindi, meno delta U, quindi U di A meno U di B, cioè uguale a meno delta U. Ok, però ricordatevi, questa U è un'energia elettrostatica. Ok? Allora, a questo punto uno si chiede, ma quale sarà mai l'espressione di questa energia? L'espressione è semplice, perché energia è uguale
carica Q per la carica sorgente con la campo elettrico diviso 4 pi greta e ci sono 0 R. Ok? E osservate che è semplicemente un numero, non è un vettore. Ok? Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho una carica Q e ho come cariche sorgenti Q1, Q2, Q3, allora l'energia elettrostatica della carica Q che acquista nello spazio relativo al campo elettrico generato da queste tre cariche si ottiene sommando tre termini di questo tipo, no? Quindi questo lo otteniamo nel solito 1, questo lo otteniamo nel 2, questo lo otteniamo nel 3. Allora l'energia elettrostatica totale sarà uguale a Q1 4 pi greca y0 1 più Q2 4 pi greca y0 2 Q3 4 pi greca y0 R3. Adesso mi ricordo che Giorgia mi ha detto che non avete usato l'Y0, non avete usato il K. Se usate il K, allora questo lo dovete scrivere come K Q, Q0 diviso R. Quindi al posto di 4 pi greca y0 dovete mettere K, K, K e via. Ok? Ripeto, nel compito ci sarà sia il K che l'Y0. Quindi scegliete voi. In che senso sono zero? Scusa? In che senso sono zero? Adesso è tutto sia K sia Y. Sì, no, nel senso che se volessi usare il K, qui scriverei K Q1 però quello che vorrei dire, siccome al vostro compito non ci sarò io, ma ci sarà, potrebbe darsi che ci sia proprio la vostra professoressa. Vediamo, professoressa. Questo professore, e allora direte: se qualcuno, se quelli che hanno fatto il compito diranno, metteranno Y0, direte: no, io l'ho fatto col K, voglio sapere il K, se il K non lo conoscete a memoria. Va bene? Però la cosa importante è che avete visto, questa si chiama energia elettrostatica di una carica in un campo elettrostatico. Va bene? Allora, l'energia totale, se non sono una rete indicata, ricordatevi, sarà un mezzo mv4, che è l'energia cinetica, più l'energia elettrostatica totale. Bene? Perché se no è chiaro che ci sono ancora dei problemi. A questo punto possiamo vedere l'energia elettrostatica quando una carica all'interno di un condensatore, no? Che è un esempio importante. Questo è nel caso di cariche puntiforme. Vediamo invece nel caso di un condensatore. È chiaro che si potrebbe fare poi anche per un filo, eccetera, eccetera, però non so se l'avete visto. Sì, ma se te non pensavi a tutti i casi, Per un filo si due usa usare il facce logaritmo, si usa parallele, usare. un filo, un condensatore con due facce parallele, Non ho capito cosa. ad esempio un condensatore con due facce Sì. parallele, ci sarà anche quel caso, per esempio, un filo, Ragazzi, il compito non preparo, lo preparo il professore e condensatore una con professoressa. facce piane. Sì, facce piane, sì. Non a facce circolari, spero, perché di solito non si fanno. Invece Io. all'orale posso capire E qualsiasi all'orale, cosa. ragazzi, ogni docente fa quello che vuole, c'è chi chiede la teoria, chi invece dice no, farà solo degli esercizi, quindi dipende da questo docente. Allora, diventa interessante, intanto, proponiamo di avere un condensatore, quindi sostanzialmente due piani infiniti, paralleli, eccetera, posti a una certa distanza d, e supponiamo mentre qui, diciamo, una carica Q. Va bene? E dobbiamo capire qual è l'energia elettrostatica acquisita dalla carica Q. Allora, voi sapete che c'è un campo elettrico,
così, che è del tipo sigma epsilon 0, va bene? E allora supponiamo di prendere il riferimento questa, su questa carica qui. Allora, dobbiamo calcolare il lavoro, diciamo, per portare la carica, che ne so, da questo punto X A, a questo punto X B. Quindi il lavoro diventa meno sigma sigma epsilon 0 x A meno sigma epsilon 0 x B. Giusto? Non è giusto. Se la carica Q è positiva, diventa così, e quindi abbiamo meno Q sigma epsilon 0. Ok? Quindi se vuoi il potenziale, quindi se vuoi il potenziale X è proprio sì, cioè sull'energia potenziale I sigma epsilon 0 bene? Quindi questo se vuoi calcolare l'energia elettrostatica di una particella all'interno di un condensatore, non so se l'avete visto. Allora, prima di passare a fare degli esercizi, volevo dire ancora una cosa, volevo parlare di energia elettrostatica di un sistema di cariche. È un'altra cosa, eh? Vi ricordate? Prima avevamo detto, ci sono tre cariche che costruiscono il campo. Se noi mettiamo una carica all'interno di questo campo, questa carica ha un'energia elettrostatica. Ricordate? Adesso invece diciamo, qual è il lavoro per costruire il campo? La domanda chiave, qual è il lavoro che noi dobbiamo compiere per costruire il campo elettrico? In altre parole, qual è il lavoro che noi dobbiamo compiere per prendere queste tre cariche che sono a distanza infinita e portarle in questa configurazione qui. Allora, si fa un calcolo, eccetera, e si dimostra che il lavoro che noi dobbiamo compiere, il lavoro che io devo compiere per costruire, diciamo, questo campo elettrico è questo. È un mezzo, sono solo come avete visto, è un mezzo Q1, V1, più Q2, V2, più Q3, V3, dove attenzione, V1 è il potenziale che Q2 e Q3 generano in Q1. V2 è il potenziale che Q1 e Q3 generano in Q2 e V3 è il potenziale che Q1 e Q2 generano in Q3. E anche l'energia immagazzinata. Però adesso qui non stiamo parlando di un condensatore, stiamo parlando... vale anche per il condensatore. Ok? Quindi questa è l'energia elettrostatica per caricare un condensatore, se avessi preso due piastre infinite, invece tre cariche punti fuori. Ok? Quindi questa energia non so come l'avete indicata, come è così. Non so come. No, e se la indichiamo con la U, la confondiamo con quella di prima. Ragazzi, la indico così, poi voi vedete in base al vostro docente come lo potete fare. Quindi la U la usiamo per una carica dentro un campo, la E corsivo L la usiamo per un sistema di cariche. Va bene? Quindi questa è la formula. Le energie si misurano in joule, no? Lo sapete bene. Ecco, osservo che mi sono dimenticato di dire una cosa, di dire cos'è il potenziale. Perché stiamo usando il potenziale. Quindi torno un attimo
nella pagina di prima e dico velocemente come fare. Allora, quando definisci l'energia di una carica in questo modo, vedi che questa energia dipende dalla carica sorgente e dalla carica esploratrice. Ti ricordi prima, la forza di Coulomb dipende dalla carica sorgente e dalla carica esploratrice, il campo elettrico dipende solo dalla carica sorgente. Basta dividere la forza per la carica. E qui è la stessa cosa, se tu prendi l'energia e la dividi per la carica esploratrice, ottieni il potenziale elettrostatico nel punto. Come formula, qui non c'è, come formula Q0 fatto di delta Y0R oppure K Q0 diviso R. E l'unità di misura è il volt. Ok? Quindi facciamo una specie di tabellina per ricordarci le cose. Tabellina questa, quindi abbiamo la forza di Coulomb, che abbiamo il campo elettrico, che abbiamo l'energia elettrostatica. Bene, quindi campo elettrico uguale a forza statica, potenziale uguale a energia statica diviso carica. Allora, vediamo un attimo un'ultima cosa, che è quello che diceva, diciamo, questo compagno, l'energia elettrostatica di un condensatore, perché è sempre un argomento molto interessante. Allora, per me quello che sto dicendo vale per campi elettrici generali, però per i condensatori. Allora, noi sappiamo che il campo elettrico è soltanto dentro il condensatore. Fuori è zero. Allora, l'energia elettrostatica, l'energia elettrostatica è l'energia per caricare un condensatore. Bene? Uno si chiede, ma questa energia elettrostatica dove sta? Questa energia elettrostatica, si può dimostrare, avete visto, è immagazzinata dentro il campo elettrostatico, perché c'è una densità di energia elettrostatica, ricordate? La densità di energia elettrostatica del campo elettrico è l'energia elettrostatica diviso il volume. Sì, no. Non so cosa l'energia elettrostatica diviso il volume, non so se l'avete visto, ed è mezzo Y0 e al quadrato. Va bene? E si misura, attenzione, in giallo. Visto questo? L'avete visto? No, allora, comunque. Tanto il compito non lo preparo io, quindi non mi fisso su queste cose. Ecco, però l'energia elettrostatica di un condensatore l'avete vista? E si scrive come un mezzo C. Vabbè, comunque, tu l'hai fatta? No. Un mezzo C delta di quadro, dove C è la capacità del condensatore, no? Che è uguale alla carica diviso la differenza di potenziale. Ok? Quindi il condensatore ha una certa capacità, ha una certa differenza di potenziale e sapete che si misura in farad.
no? Microfarmaco, eccetera. E poi naturalmente qui si è iniziato a mettere queste formule, qui diciamo, diventa, non so, un mezzo, per delta V, cioè, è andato avanti a scrivere formule, eccetera. Direi che questo, diciamo, è l'argomento fondamentale, se abbiamo qualche esercizio insieme. Su queste cose qua vediamo come si fa. Fossilizziamo troppo su quelli di tecnica. Allora, abbiamo tre cariche che sono fissate ai vertici di un triangolo equilatero di lato 12. Abbiamo un triangolo equilatero di uguale a 12 centimetri. E abbiamo tre cariche, però attenzione, non sono uguali. Qui abbiamo la carica 1, la carica 3, ci viene chiesto, anzi diciamo 1 è uguale a Q, cioè i fisici mettono poi 2 ci viene chiesto di determinare l'energia potenziale elettrica del sistema di cariche. Quindi l'energia elettrostatica del sistema di cariche. Quindi un esercizio di applicazione. Allora, va bene, osservate che 350 nanocoulomb deve essere scritto in coulomb per 10 alla meno 9, eccetera. Quei 12 centimetri va scritto in metri, eccetera, eccetera. Andiamo a dare per scontato queste cose qua. E allora adesso la formula sappiamo come deve essere. Deve essere un mezzo Q1 più un mezzo Q2 più un mezzo Q3. Quindi dobbiamo semplicemente andare a calcolare V1, V2, V3. Una volta che conosciamo, mettiamo qui. Andiamo su V1. V1 è il potenziale che Q2 e Q3 creano su Q1. Quindi vuol dire 1 su 4 di greca epsilon 0, naturalmente si può raccogliere, avete visto, così come il k lo puoi raccogliere, qui c'è k per questo, più k per quello lo raccogli, diventa Q2 fatto di più 3 fatto di. No? Questo è il potenziale che le cariche Q2 e Q3 creano. Dove c'è Q1, la somma dei potenziali. Dimmi. Sì. Va bene, questo. Chiamarlo R. Poi.
bisogno dei condensatori, usare K vuol dire complicato. V2 è il potenziale che Q1 e Q3 creano in Q2, quindi K Q1 diviso V più Q2. E V3 è il potenziale che Q1 e Q2 generano in Q3. Sì. Ok, quindi Q3 è uguale a K, Q fratto D più Q2 fratto D. Ok, uno calcola questi valori, li mette qui e gioca e fa. Naturalmente uno che è un pochino, diciamo, conosce la matematica un po' meglio, sa che se tu prendi questi e li metti qua, puoi fare tutta una serie di raccoglimenti. Vedete che c'è di. Poi qui c'è Q, raccogliamo. Però non vuoi farlo, metti la calcolatrice e calcoli uno a uno senza raccogliere. Non so se poi questi professori vogliono che raccogliate, eccetera. Non so. Ok. Fai campo elettrico? No. Si potrebbero fare questi. Va bene. Vediamo un attimo. Fare qualche altro esercizio. Allora, abbiamo una carica negativa Q uguale a meno 4 microcoulomb, si sposta spontaneamente da un punto A a potenziale di A uguale a 3700 volt e un punto B a potenziale di uguale a 9200 volt. Calcolare l'energia potenziale della carica nel punto A. Quindi QA. Calcolare il lavoro compiuto dalle forze del campo. Lavoro elettrostatico. Va bene? Ci siamo? Allora, qui naturalmente dobbiamo applicare le formule che abbiamo già visto, no? Per le cariche. Allora, noi sappiamo che Q di A è uguale a Q per Q di A. Ok? Questo micro coulomb lo scrivete come 10 a meno 6 coulomb e poi fate i conti. Invece, il lavoro elettrostatico invece lo calcolate come Q A meno UB. No? E quindi questo lo scrivete come Q di A meno BB. Comunque la carica fatto quanto è uguale? Q per 3700. Cioè qui ti dice già lui quanto vale. Chiaro che se non te lo dicesse dovresti trovarlo in un certo modo, però siccome lo dice lui... Bene, andiamo a vedere... Allora, vediamo questo esercizio qua. Le armature A e B di un condensatore sono separate da una distanza di 3,2 cm.
centimetri. E la differenza di potenziale tra di esse è maledetta zanzara e di 64 volt. Determina il campo elettrico tra le facce del condensatore allora ci ricordiamo che il campo elettrico per la distanza è uguale alla variazione di potenziale. È una formula. Poi se no, come hai fatto a calcolare? Beh, se tu calcoli il lavoro compiuto per portare la carica unitaria positiva da E D, esce fuori questa formula. Va bene? A questo punto abbiamo entrambi, quindi abbiamo E uguale delta V diviso D, quindi D è 3,2 cm, va trasformato in metri. Delta V è già in volte e il gioco è fatto. Allora, abbiamo adesso un conduttore sferico di raggio 20. Porta una carica di 0,9 nanocoulomb. Determinare il potenziale sulla superficie del conduttore. Il campo elettrico all'interno. Il potenziale in un punto P a distanza 40 centimetri dalla superficie del conduttore. Quanto vale il campo elettrico all'interno del conduttore? La carica fatta la capacità. Sicuro? Quanto vale il campo elettrico all'interno di un conduttore? Grazie. È uscita però potrebbe rientrare. No, un tempo quando c'erano le lavagne d'Ardesia era molto bello perché facevi la traiettoria e poi facevi lo schizzo di sangue del punto finale. Adesso devi dare un pugno sulla WTA e la spalla, quindi non si può più fare la ragione. Quanto vale il campo elettrico all'interno di un conduttore? Zero, sempre. Perché quando tu dai una carica a un conduttore, la carica si porta in superficie e quindi lascia dentro un campo elettrico. Se vai al Max Planck Institute, ti fanno entrare all'interno di una gabbia metallica dove mettono una differenza di potenziale elevatissima, ma non ti succede nulla se stai dentro. Quindi attenzione. Quindi questa è una domanda, diciamo, più teorica che pratica, perché uno dice... Non ho fatto neanche un calcolo per sapere. Ok? Il potenziale di una si fa il potenziale che tutta questa carta, il potenziale che si ottiene tenendo la sfera e concentrando la luce. 4 mille e K diviso R. R va trasformato in metri.
Ok, potenziale in P, stessa cosa, K, Q, D, trasformato. Qui. E poi il campo elettrico, K, Q, D, al quadrato. Va bene, l'esercizio era questo, molto, molto semplice. Ok, ragazzi, attenzione che fare anche gli esercizi da più semplicemente, ci sono esercizi proprio molto molto basici, non è che sono esercizi profondi, ma sono esercizi che ci fanno capire se... Andiamo a vedere questo. Due piastre metalliche cariche sono poste nel vuoto a una distanza di 15 cm l'una dall'altra. Tra le due piastre vi è un campo elettrico uniforme di intensità 3000 newton al coulomb. Io lavo il campo elettrico newton. Se un elettrone inizialmente fermo viene rilasciato sulla superficie della piastra carica negativamente, la domanda è: a quale forza è sottoposto? A quale accelerazione è sottoposto? Quanto tempo impiegherà ad raggiungere la piastra e con quale velocità di impatto sulla piastra? Va bene? Cioè, se tu hai un elettrone qua, questo elettrone non sta dalla fotografia del microscopio, ma finisce direttamente sulla armatura positiva, ok? E quindi ci viene chiesto di calcolare determinate cose. Bene, domani insisteremo un po' su esercizi più avanzati su questa parte qua, perché sul magnetismo non avete fatto molto, e quindi giustamente. Invece c'è la dinamica, professore, questo è un compito. Allora, sì, sono dinamica di sempre i miei, però loro non l'hanno fatta. No, non l'avete fatta. L'unione si è fatta in terza. Appunto, non l'avete fatta in quarta, in terza. In terza abbiamo finito con Fungo Stanno. La macchina di Carnoi, il ciclo. Lì è un problema, lì è un problema, provo a chiedere, però, diciamo, cioè loro sicuramente no, perché mi avete detto che termodinamica era l'unione che avevi fatta. Io l'ho fatto sicuramente, non mi ricordo se quest'anno. No, ma anch'io l'ho fatto in quarto tempo di forse, quarto, però, c'è... però c'è chi riesce a finirla in terza. Le trasformazioni, per esempio, loro faranno le trasformazioni, loro le hanno fatte. E io comunque ho mandato questo programma, magari provo a chiedere, probabilmente ci sarà, però. Per loro no, perché l'hanno già fatta. E invece magnetismo? Magnetismo, io direi l'applicazione della forza di Lorentz e di una carica in un campo magnetico. Poi mettere anche il resto, ti hai comunque segnalato le cose che avete fatto. Quindi è uguale a 3000 newton al coulomb. Allora, come si calcola la forza? La forza e mettiamo il modulo, della forza è uguale a E per il modulo del campo elettrico, no? Si fa carica dell'elettrone, che naturalmente a memoria non lo conoscete, immagino, va bene, per il campo elettrico, e se c'è un esercizio del genere gli verrà data la carica dell'elettrone, va bene?
dobbiamo andare a trovare l'accelerazione. Una volta che abbiamo la forza, l'accelerazione è forza diviso massa. Accelerazione uguale a forza diviso massa. La massa sempre dell'elettrone. La massa dell'elettrone, e anche questa non dovete saperla a memoria, eccetera. Per esempio, non lo so, ma sono matematico, diciamo. Il professore sicuramente lo sa, perché è un fisico. Il bello di essere matematici è di non dover imparare costanti a memoria. Però bene, entrambi gli spezzano gli ingegneri. Entrambi gli spezzano gli ingegneri. Certo. Perché guadagnano molto più di noi, solo per quello. Adesso ci sono i chimici, poi ci sono gli ingegneri, i fisici, poi ci sono i matematici. Qui stiamo registrando, non possiamo dare classificazione, quello delle cose docenti di scienze, dite che io parlo male di loro, come loro certamente sanno. Bene. Allora, andiamo a calcolare il tempo. Allora, il tempo, ragazzi, no, il tempo con cui arriva. No, non è spazio fratto velocità, perché c'è l'accelerazione. Ricordati questo, che è chiaro. Quindi io sarei dell'idea di mettere un sistema di riferimento e di risolvere. Questo è un modo uniformemente valido. Quindi tu metti qua un sistema di riferimento X, fai partire da lì, diciamo, puoi scrivere A, hai già trovata con questo calcolo. Qui scrivi D uguale ad A per T più di 0. L'esercizio ti dice che parte sostanzialmente da ferma, quindi lo troviamo. E poi scriviamo x uguale a un mezzo a t quadro più di 0t più x con 0. Questo lo togliamo perché di 0 è 0, questo 0 lo prendiamo proprio all'inizio. E quindi vedi che il tempo lo ricavi da questa formula, perché qui ci vai a mettere t. Attenzione ragazzi, perché se mi fate velocità uguale a spazio fratto tempo in un modo uniformemente vario, i vostri docenti. E anche io naturalmente possiamo arrabbiarci. 2D diviso A, la radice quadrata, questo ti dà il tempo di impatto. Io non stavo scherzando quando ho fatto il video, cioè non permettere il pari. Per mia moglie si ricorda, quando lei faceva il liceo scientifico, c'era un docente di filosofia che per chiamare gli studenti, si parlava del 1990, e gli studenti usava una pistola d'acqua. E quindi sono veramente divertente, però i genitori sono molto arrabbiati, come giusto che sia, e è andata ad insegnare in un'altra scuola. Per arrivare alla velocità di un baffo, i vari lo farebbe, professore. Adesso fa lui quel tipo scappato, che è male, gli studenti la sentono, no? Uno che terrorizza gli studenti, usa la pistola. La velocità di impatto, attenzione, non è spazio fratto tempo di impatto, ma è da questa forma accelerazione per ricavi la velocità. Ok, quindi attenzione su questo. Va bene, possiamo fermarci. Vi do